Su cosa dobbiamo migliorare? Sentiamo, attenzione. Improvvisamente un numero di telefono. Benvenuti su Radio Motivation 105, il servizio che vi aiuterà a migliorare la vostra motivazione professionale. Oh, vabbè, dai, potrebbe servire. I nostri operatori sono al momento occupati. Ma come? Scusa, come non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Sì, ma... Non provarci, hai capito? No, ma come cazzo? Addirittura. Che succede? Ah, questa è la musichetta quella da... D'attesa. Qua fanno sempre schifo le musichette. A sto punto abbiamo chiamato, aspettiamo. Questa è Radio Motivational Center, cioè... Premi 1 se sei interessato a come fare citare una donna, i consigli per lui. Oppure premi 2 per tornare al menu principale. Dai, torniamo al menu principale, chi se ne frega? Premi 2, dai. Hai premuto 1. Ma non è vero! Come fare citare una donna, i consigli per lui. Ma non è vero, scusa. Nel rivolgerti a lei durante la conversazione, usa una voce di tonalità bassa e parlale lentamente. Ciao bella. Se sei sordo o muto, prosegui schiacciando il tasto 5. Non devi premerlo. Le donne sono stimolate dagli odori. Una donna alla quale piace il tuo odore si ecciterà sessualmente ogni volta che le stai vicino. Lavati e sii pulito sempre. Se puzzi o non sei mai lavato, scopri come fare con il tasto 7. Non premere. Ma l'ha premuto lei. Ho capito, ma non possiamo. Sei tornato al menu principale. Come? Ma scusa. Come fare a citare una donna, i consigli per lui. Ok, abbiamo capito. Allora andiamo per punti. Andiamo, cerchiamo di capire che magari è utile. Io sto impazzendo. Annusale i capelli. Ma giusto. È un gesto che stimola in lei il desiderio primitivo di essere posseduta. E puoi anche soffiare il naso. Certo. Non possiedi il naso? Beato te. La mattina in metropolitana sopravviverai molto più facilmente. Ma come faccio? Ma cos'è sta cosa? Mentre le parli, trova un modo per prenderle la mano e tenerla tra le tue in modo gentile. Vabbè, potrebbe anche essere utile. Se ha solo 3 o 2 dita per mano, presta attenzione. Il soggetto potrebbe non appartenere alla specie umana. Cosa stai dicendo? Non può succedere. Ho un amico così. Utilizza sempre la regola del triangolo. Mentre la stai guardando, comincia dall'occhio sinistro, poi spostati sul destro, poi guarda le sue labbra per un paio di secondi. Ripeti tutto questo per 1 o 2 minuti. Ma scusa, ma la regola del triangolo non è quella della patata, scusa. Ora definisci l'area del triangolo con la base per altezza diviso 2. Grazie. Cosa c'entra? Ma cosa vuol dire? Perché il direttore ci ha mandato a sto numero? Non dimenticarti di prendere il suo viso tra le mani. È un gesto che trasmette un forte desiderio e una passione. Sto recitando. Se la faccia è troppo grossa, puoi farti aiutare dal tuo vicino. Scusa Paolo, vieni un attimo che mi aiuti. Bacia del collo. Dietro l'orecchio o gli angoli della bocca. Sono comportamenti sottili che possono essere fatti anche in pubblico di tanto in tanto. Non mi sto muovendo. Ma cosa c'entra? Sto cercando di imparare, direttore. Falle vivere l'attesa e l'imprevedibilità. Vattene. Ma come vattene? Adesso chiudo il telefono, non ti permetti. Se sei soddisfatto del servizio Motivation 105, allora premi 2. Altrimenti premi 1. Premiamo 1, certo. Hai scelto l'1. Certo. Oh. Bene, che scelta del cazzo. Ma come? Salutami la tua amica Federica e ciao. Ma come si permette? Ma cos'è sto numero? Ma direttore, adesso ci voglio parlare questa settimana. Ma come è possibile? Radio 105, raga. I don't wanna know.